presentazione ufficiale questa mattina a Pescara del candidato di Abruzzo Insieme che sfiderà Marsilio in occasione delle prossime elezioni regionali. Luciano D'Amico, ex rettore dell'Università di Teramo ed ex presidente di TUA, ha tenuto un discorso di spessore lanciando in apertura un appello alle forze riformiste come Azione che non hanno ancora deciso se entrare in coalizione. D'Amico si è detto onorato del compito al quale è stato chiamato. Ha parlato di lavoro, sanità, formazione, sociale e della necessità di riattivare in Abruzzo l'ascensore sociale, generando un ecosistema dello sviluppo che crei valore e che consenta ai cittadini di realizzare i propri progetti di vita. Il programma, ha però precisato D'Amico, sarà elaborato ascoltando tutte le forze della coalizione e dando vita ad un patto per l'Abruzzo che consenta di far volare nuovamente la regione. Inoltre, in tempi di underdog romani, D'Amico ha rivendicato le proprie umili origini, ricordando che viveva a Prato la Peligna, dove il padre, con la terza elementare, come molti abruzzesi, si spaccava la schiena su una campagna aspra. Un grande onore, una sensazione che mi ha spinto immediatamente a mettermi al servizio del convinto che gli abruzzesi sapranno scegliere la proposta migliore e con grande entusiasmo e pari direi anche umiltà ci metteremo al servizio della regione. Si conosce molto della sua storia personale da rettore dell'Università di Teramo, da presidente di TUA. Sul piano politico, quali sono un po' i suoi riferimenti? L'area progressista, il riformismo e l'area progressista sono le aree in cui mi sento più a mio agio. Io sono convinto che l'impegno di ciascuno di noi debba essere quello di spingere sempre un po' più avanti l'asticella delle libertà economiche, delle libertà democratiche, delle libertà, della liberazione dai bisogni, e sono convinto che l'area che si va definendo per questa candidatura sia l'area migliore per esprimere questi valori. Molti hanno anche messo in rilievo la sua vicinanza a una figura importante nello scenario politico abruzzese, quale quella di Luciano D'Alfonso. Quanto peserà questo rapporto qualora lei venga eletto? E vuole anche un po' chiarire, perché insomma, c'è anche chi ha parlato di una regia di D'Alfonso sulla scelta della sua candidatura. No, non rientrerebbe nello stile dell'onorevole D'Alfonso fare delle regie occulte, assolutamente è un qualcosa che mi sento di escludere, ma ripeto, perché non rientrerebbe nel suo stile. L'onorevole D'Alfonso ha combattuto sempre a viso aperto le tante battaglie e ha portato alla regione Abruzzo una grande quantità di progetti, di realizzazioni, come adesso sta facendo in Parlamento. L'area progressista, e certamente fra queste c'è anche l'onorevole D'Alfonso. Guardando invece adesso all'impegno che l'attende, naturalmente è fisiologico che il presidente uscente goda di un leggero vantaggio, c'è anche un clima politico che a livello nazionale continua, un vento che continua a soffiare in favore del centrodestra. Come si colma questo gap, questo ritardo, e su quali aspetti punterà? Predisponendo un buon programma di governo che sia in grado di rispondere alle esigenze degli abruzzesi, che sia in grado di assicurare a questa regione un futuro, al futuro che merita. Con la legge finanziaria di Draghi si parla anche di un aumento per le indennità dei sindaci. Lei da sindaco e presidente ANCI cosa ne pensa? Draghi è stato il primo presidente del Consiglio con la sua maggioranza ad assumersi questa responsabilità di restituire dignità al ruolo del sindaco, anche sotto l'aspetto dell'indennità, del corrispettivo economico, che era ridicolo, irrisorio. È stata approvata una legge negli anni scorsi, questa legge si sta attuando in tutta Italia. Come Comune di Teramo non abbiamo aumentato di un solo euro di nostra competenza le indennità, ma semplicemente ci siamo limitati, come tutti i comuni, molti comuni italiani, poi non so cosa fanno tutti gli altri, ad attuare quanto previsto dalla legge. Andiamo a vedere qual è la differenza anche oggi tra l'indennità dei sindaci e quella dei consiglieri regionali o dei parlamentari, e poi possiamo valutare effettivamente la corrispondenza tra le indennità e l'attività politica e anche le responsabilità
responsabilità che sono chieste ad un sindaco, quindi è stata una richiesta che da anni l'ANCI, i sindaci facevano, restituire dignità a questo ruolo. Il presidente Draghi è stato, come da impegno assunto proprio in un'assemblea annuale dell'ANCI, lo ricordo, a Parma, il primo ad assumersi questa responsabilità e a restituire giustizia nel riconoscimento appunto di un ruolo e anche di un corrispettivo che sia legato alle responsabilità, che è sempre comunque inferiore rispetto a quello di altre cariche politiche. Manifestazione degli agenti della polizia locale questa mattina davanti alla sede della regione a Pescara per protestare contro il mancato accoglimento da parte dell'amministrazione Marsilio di una serie di richieste precedentemente avanzate dal coordinamento regionale della CSA RAL, il sindacato maggiormente rappresentativo dei lavoratori del comparto. In particolare il regolamento, non a nostro giudizio, non è adeguato alle è quella di rivedere il regolamento con delle integrazioni e modifiche. Quali sono le problematiche che vi stanno maggiormente a cuore? Regolamento regionale sicuramente, perché garantisce uniformità su tutto il territorio regionale, ma anche la formazione del personale, soprattutto in considerazione del ruolo che ha assunto negli ultimi anni la polizia locale, ma anche il buon funzionamento dell'osservatorio regionale, che deve garantire il necessario sostegno a tutte le polizie locali, fino ad arrivare all'adozione di altri provvedimenti quali quello che stabilisce i requisiti di accesso ai ruoli della polizia locale, sempre al fine di garantire uniformità su tutto il territorio regionale. Appare evidente la poca considerazione da parte degli organi politici della regione Abruzzo nei confronti della polizia locale. Tentativo di conciliazione sì, concluso negativamente, soprattutto in considerazione dell'assenza dell'organo politico, in particolare assessore preposto.